Amici di Vallesina TV, siamo al comunale di Civitanova e Jesina Civitanovese 0-0, mister, una partita molto vivace, ci sono state da ambo le parti molte occasioni, forse non siamo riusciti a concretizzare, però comunque si sono visti i buoni spunti. I ragazzi hanno dato tutto quanto e li devo proprio ringraziare perché dico, è stata una settimana molto tribolata. Tribolata perché per degli episodi che sono successi, di cui la cronaca ha parlato. E quindi era difficile anche affrontare una partita così, diciamo, particolare come un derby con la Civitanovese. Ci siamo riusciti bene perché ben messi in campo e poi hanno buttato il cuore, diciamo, oltre l'ostacolo. Sì, è vero, come hai detto te, che si poteva far gol in delle occasioni, però il punto comunque sostanzialmente è buono. È molto buono, diciamo, comunque uno 0-0 che... Sì, sì, uno 0-0 rincolante, anche perché giocare in questo stadio non è semplice, quindi il punto può andare bene. Poi guardiamo la prossima settimana, cercando di lavorare seriamente i prossimi giorni. Quindi pensiamo alla prossima partita in casa contro l'Osimana. Sì, un'altra bella partita e cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile e giocare sempre per vincere come poi abbiamo fatto oggi. Una partita oggi è stata molto vivace, occasioni da ambo le parti, non si è riusciti a concretizzare, però comunque si è vista una bella squadra. Sì, diciamo due belle squadre, la stessa Jesina ha giocato molto bene, sicuramente non sono venuti qua per ottenere il punticino, se la sono giocata ed è stata, ripeto, io credo per le persone che hanno sicuramente non si sono annoiate oggi. A volte il secondo tempo siamo stati eccessivamente lunghi tutte e due le squadre perché c'era questa tendenza a voler attaccare spesso in massa, poi però tutte e due ci esponevamo, soprattutto noi il secondo tempo, a pericolose ripartenze. Sapevamo che loro erano molto bravi nel ribaltare l'azione perché hanno giocatori molto veloci e secondo me il fatto il secondo tempo di non aver rischiato mai e di aver creato tante occasioni da gol, insomma non finalizzate alla fine, per noi è una nota di merito, ripeto, contro una buonissima squadra come la Jesina. Sì, e il campionato della sua squadra dall'inizio fino ad ora, anche se comunque ancora lungo, è stato piuttosto altalenante, nel senso vittorie, stravittorie con molte marcature, oppure ecco, gli ultimi due pareggi e oggi il terzo pareggio consecutivo, forse manca un po' di continuità. Ma diciamo che in questo momento sappiamo, noi siamo una delle poche squadre, credo, che non ha, in questo momento non si è nemmeno mossa, diciamo, rispetto all'organico che avevamo dai primi di luglio. Sappiamo dove dobbiamo intervenire, è chiaro che qualcosa ci manca nel reparto avanzato, lo dicono i numeri, perché la mia è la migliore difesa del campionato e fra parentesi abbiamo anche fatto diversi gol, però è anche vero quello che dice lei, che sicuramente sotto certi aspetti sappiamo dove migliorarci quando riaprirà la sessione, insomma, del mercato autunnale. Io credo che con molto lavoro, con molto sacrificio, con questo spirito di oggi potremmo riuscire a toglierci delle belle soddisfazioni, perché abbiamo tutto, abbiamo una società organizzata, abbiamo secondo me anche una tifoseria unica e credo che oggi alla fine, insomma, c'è un po' di amarezza per il risultato finale nostro, però credo che il fatto di aver affrontato una squadra come la Jesina molto organizzata ci fa ben sperare, perché abbiamo rischiato pochissimo oggi contro di loro e ripeto, questo è lo spirito giusto. Grazie, mister. Prego.